Ciao! Allora, oggi vi parlo di questo mascara della Essence, si chiama Volume Stylist 18 ore, Curl e Hold Mascara, vediamo se c'è qualche informazione in più. Dice che è volume, mascara, effetto incurvante e fissante. Allora, lo scovolino, che è questo, eccolo qui, è abbastanza sottile. Ok, allora vi faccio vedere prima di tutto come si è comportato all'opera e poi ne parliamo. Eccoci, allora, intanto l'ho proprio finito, mi è piaciuto tanto. I mascara dell'Essence o si amano o si odiano, io dipende dalle volte. Questo mi è piaciuto un sacco, proprio finito e anzi, dato che mi è durato più o meno tutta l'estate e poi dopo ci ho messo anche qualche goccia di collirio per cercare di ammorbidire la fondo, per usarlo fino in fondo, mi è piaciuto, l'ho già detto, bene. Fa le ciglia belle nere, ha un nero intenso, non è waterproof, ma comunque sia tranquillamente dura. Certo, in piscina forse no, ma sudando oppure con la pioggia non ho nessun tipo di problema. L'ho usato anche sotto la doccia, se non sbaglio, alcune volte e non sono diventata un panda. Quindi davvero wow! Effetto incurvante e fissante. Io in fissante, incurvante, non lo so perché uso prima piegaciglia, però le allunga davvero e fa un po' di volume. Poi questo nero intenso si vede subito una passata e si vede subito la differenza. Quindi se per caso ho fretta la mattina, non voglio truccarmi, base viso, mascara e sono già a posto senza dover mettere l'ombretto. Davvero valido come prodotto. Sicuramente è un prodotto che vi consiglio. Cos'altro posso dirvi? Dunque, come durata, ve l'ho detta che dura tantissimo, si rimuove tranquillamente con qualunque struccante occhi, bifasico, oleoso, tranquillamente, non sfrega, non toglie anche le ciglia, quindi si rimuove facilmente. Io ne uso uno che non è adatto al trucco waterproof, è proprio adatto al trucco occhi, quindi davvero tranquillamente, non ho nessun tipo di problema, non rende le ciglia rigide, altra cosa importante, non le va a far cadere perché non le tira troppo. Basta, io questo ve lo consiglio assolutamente, ne proverò altri sicuramente perché io dei mascara della Essence non ho mai abbastanza. 3,95 per 12 ml di prodotto e promosso, strapromosso. Fatemi sapere, come sempre, se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate. E io, come sempre, spero di essere stata utile. E se ti è piaciuto il video, mettimi un like, iscriviti al canale, così non perdi le prossime recensioni beauty low cost. E mi raccomando, clicca anche sulla campanella, così non perdi i prossimi video, perché verrai avvisata quando li carico. E basta, alla prossima! Ciao!